ora la Bugatti rinasce e questa iniziativa porterà sicuramente la Bugatti ai vertici del motorismo mondiale. Emilia Romagna, terra fertile e culla dell'automobilismo. Proprio qui, a Campo Gagliano, a due passi da Modena, si è visto sabato scorso un insolito movimento di vetture provenienti dalla Germania, quasi tutte blu e tutte Bugatti. Sono giunte per un motivo ben preciso, l'inaugurazione dell'omonima fabbrica. Ma perché queste auto ritornano così prepotentemente alla ribalta? Qualità, eleganza, prestigio, innovazione. Queste caratteristiche furono rappresentate negli anni d'oro dell'automobilismo proprio dal marchio Bugatti e valgono tuttora. Il genio magico di Ettore Bugatti si espresse come una miscela esplosiva grazie al suo intuito meccanico, alla ricerca del dettaglio e al grande senso della bellezza e dell'arte. Boy, you can give me a shine. D'altra parte, Ettore Bugatti visse in un ambiente culturalmente impegnato. Tutta la sua famiglia primeggiò nei campi più disparati dell'arte: scultura, pittura, architettura ed ebanisteria. La sua creatività lo spinse a cercare ovunque ispirazioni e terreno favorevoli per realizzare le sue iniziative. A Molsheim, in Germania, nacque la sua prima fabbrica. È proprio da questa storica sede che un centinaio d'auto d'epoca hanno portato la fiamma Bugatti attraverso Germania e Svizzera nella nuova azienda di Campo Gagliano, inaugurata nell'anniversario della nascita di Ettore Bugatti. L'idea è venuta perché noi volevamo che Bugatti fosse ricordato non soltanto appunto attraverso le sue opere nei musei, che sono delle opere bellissime, ma volevamo che avesse un'immagine più dinamica, perché è un uomo che merita veramente una continuità, è un uomo straordinario che ha saputo fare delle cose eccezionali, quindi credo che sia giusto che venga anche ricordato nelle opere nuove che vengono realizzate. Un'iniziativa importante che ha lo scopo di continuare la grande leggenda Bugatti. Innanzitutto noi siamo partiti cercando di tenere ben presente quello che era lo spirito di Ettore Bugatti, questo spirito innovativo. Ma noi oggi possiamo avvalerci della tecnica aeronautica, della tecnologia avanzata, dell'industria che produce delle navi spaziali, eccetera, e quindi riusciamo a fare delle cose eccezionali e le riusciamo ad applicare anche all'automobile. Noi vogliamo che il mito Bugatti si trasferisca in queste realizzazioni, che sono realizzazioni di alta tecnologia, e ritengo che per completare questo quadro ci sia anche bisogno di una serie di circostanze, come per esempio degli stilisti molto bravi che riescono a dare una linea a queste idee, e poi dei tecnici che riescono anche a dominare questa materia. 150 ingegneri e 150 tecnici per la produzione di una vettura elitaria costruita su basi tecniche futuristiche, che verrà presentata nel 91 e prodotta in soli 150 esemplari l'anno. Centinaia di persone a veder rinascere questo mito, tra cui l'ultimo pilota che corse con una Bugatti ufficiale, Maurice Trintignant. È una cosa molto, molto bella, perché ho un ricordo della Bugatti. Insomma, ho cominciato la corsa con la Bugatti. E adesso mi fa un grande piacere di vedere che il nome di Bugatti ricomincia in Italia. Chissà, l'Italia o la Francia è lo stesso, per me è l'Europa. È un ricordo fantastico, perché quando ho avuto 8 anni ho fatto una piccola macchina con il radiatore della Bugatti. Sono un bugattisti 1000%. E bugattisti al 1000% oggi ce ne sono molti, non solo Maurice Trintignant. La tradizione di un genio creativo che ha unito bellezza, tecnica e funzionalità continua dunque a Campo Gagliano. Il colore delle Bugatti sportive è sempre stato rigorosamente blu, questa invece è curiosamente rossa. Una piccola particolarità tra le tante vetture che si sono date convegno qui a Campo Gagliano per la inaugurazione del nuovo stabilimento.